Venire ucciso a colpi di pistola per un tamponamento. Succede anche questo a Roma, via Carlo Tranfo, quartiere San Basilio, periferia est della capitale. Chi è della zona chiama questa parte del quartiere le case occupate. Sono le 18, Maurizio ha letto, 31 anni, sulla sua auto, praticamente sotto casa. Un tamponamento con la macchina sulla quale sono Luciano Coppi, 53 anni, guardia giurata, e il figlio Moreno, 18enne. Vola qualche insulto, ma tutto finisce lì. Padre e figlio se ne vanno, poi però tornano indietro, ritrovano a letto, i due ragazzi riprendono a discutere, questa volta il 31enne ferisce il giovane Coppi al volto con un coltello, il padre del ragazzo reagisce sparando dal letto che si sta allontanando, il proiettile lo colpisce alla nuca. Molti vedono tutto, vedono Coppi allontanarsi e lo seguono mentre l'ambulanza del 118 arriva in via Tranfo. La tensione è alta al punto che gli operatori del pronto soccorso vengono aggrediti. La gente non vuole che sia soccorso il 18enne ferito. Uno finisce in ospedale con una spalla rotta. Al Sandro Pertini viene portato anche il ragazzo accoltellato. È in stato di fermo. La guardia giurata torna a casa, verrà arrestata e portata in questura dagli agenti della mobile, mentre i carabinieri sul luogo dell'omicidio ricostruiscono quanto accaduto, circondati dagli abitanti del quartiere che in un silenzio livido seguono tutto. Ci sono ragazzi che vanno e vengono, persone affacciate ai balconi. Dopo ore la tensione è ancora alta. Un gruppo torna sotto casa di Coppi, le forze dell'ordine sono là per evitare che una delle periferie più problematiche della città si trasformi in un far west, che si concretizzi quella frase urlata da alcuni: lo riduciamo come avete fatto voi con Cucchi. Nicola Veschi, Sky TG24.